Come si fa a quantificare il limite di violenza, di prevaricazioni e di angherie che un popolo può sopportare prima di ribellarsi al suo aguzzino? Ci deve essere una soglia di povertà, di fame e di miseria che separa la completa perdita della speranza dall'illusione che scendere a patti con la dignità permetta una sopravvivenza onesta. Forse basta qualche patata da mettere in tavola per allontanare, scacciare l'idea di dover mettere mano al forcone e combattere in strada al prezzo della propria vita per giocarsi il tutto e per tutto e tentare la conquista disperata della liberazione dall'oppressore. Da tempo mi chiedo quale sia quel confine che una volta sfondato dirompe nella forza trainante e contagiosa della rivoluzione. È un confine sottile, eppure sa contenere pressioni enormi per un interminabile numero di anni, a volte per generazioni. L'Irlanda è uno dei posti migliori per indagare questa domanda, perché quel confine lo ha raggiunto teso, gonfiato, lacerato, strappato e poi ricucito molte volte. Ho conosciuto questo paese nel 2014, quando i miei genitori hanno deciso di lasciare l'Italia per trasferircisi. Fino a pochi anni prima, per me, l'Irlanda era poco più che una macchia sulla cartina geografica, era l'altra isola di quella che chiamavo semplicemente Inghilterra. E anche dopo il loro trasferimento, in realtà, è stata nulla di più che un paese bizzarro, per certi versi arretrato e per altri incredibilmente avanzato, ricco di un'ottima birra e anche di voglia di berla, e di grandi paesaggi certamente, ma contro il quale imprecavo costantemente per la scarsa diffusione di connettività a banda larga che mi impediva di lavorare. Nel 2020 mi trovavo lì per caso per una delle mie periodiche visite e ci sono rimasto bloccato, fermo a causa del lockdown per mesi. Lentamente qualcosa è iniziato a cambiare, ha cominciato a diventarmi familiare e di conseguenza è nato il desiderio di saperne di più. Così sono finito per scoprire una storia drammatica come poche altre. Una terribile bellezza, come l'ha definita il poeta Yeats. In questo piccolo documentario indipendente voglio provare a raccontarvi la storia tragica di una guerra sanguinosa che ha attraversato l'Europa per più di 800 anni. È una guerra tra le più lunghe che ci siano mai state e i suoi strascichi sono tangibili ancora oggi, perché questa guerra non è finita per davvero. È solo congelata, sopita, ma sotto la cenere il fuoco arde ancora. Questa è la storia d'Irlanda e della sua lotta per la libertà, spesso scambiata nel resto del mondo per una guerra di religione, anche se è stata solo il disperato tentativo di riuscire a liberarsi dall'oppressore, uno dei più violenti e sanguinari di sempre, che oggi è ancora tra noi e con il volto buono di chi si batte per la libertà dei popoli di tutto il mondo, tuona contro regimi totalitari e violenti. Ma il suo vero volto è sempre quello che hanno conosciuto gli irlandesi e che si ricordano bene. Nessuna abiura ha mai pronunciato e nessuno gli ha mai chiesto conto di ciò che ha fatto. Anzi, quando ha potuto, ha sempre ribadito le ragioni che lo hanno portato a sterminare, violentare, seviziare, massacrare e torturare un popolo da sempre considerato inferiore, barbaro e da civilizzare, gli irlandesi.
Se volete scoprire insieme a me questa storia, poco conosciuta e spesso incompresa, allora ascoltate quello che ho da dirvi. Vi porterò nelle terre d'Irlanda, tra sterminati prati verdi e immensi resti di cattedrali diroccate. Un tempo fiorenti luoghi di preghiera e di luce, e oggi lugubri testimonianze della furia cieca degli inglesi, che nei secoli le diedero alle fiamme e le ridussero in rovina. Ma prima di addentrarci tra le pieghe di questa storia, voglio darvi alcune informazioni di base che vi serviranno per seguire tutto il racconto. Per capirci bene, dobbiamo fare un breve ripasso dei termini e dei nomi delle cose. Voi siete qui, se vi trovate in Italia. Questa qui, invece, è l'Irlanda, sempre se con il termine Irlanda ci riferiamo all'intera isola irlandese. Eh sì, perché questa isola, ad oggi, è divisa in due stati. Il più grande, questo qui, è la Repubblica d'Irlanda. L'altro, questo, è l'Irlanda del Nord. Attenzione, molti chiamano l'Irlanda del Nord Ulster, ma è sbagliato. L'Ulster è una delle quattro province in cui è divisa l'Irlanda, ma non coincide con l'Irlanda del Nord, perché in realtà è un po' più grosso di quest'ultima e contiene altre tre contee, che non sono comprese invece nell'Irlanda del Nord. Quest'altra isola più grande invece si chiama Gran Bretagna ed è composta da tre stati, Inghilterra, Galles e Scozia. La Gran Bretagna, insieme all'Irlanda del Nord, nella loro unione prende il nome di Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Questo è il nome completo ufficiale, abbreviato UK dall'inglese United Kingdom. Tutti gli abitanti del Regno Unito sono sudditi della Corona di Londra e i loro rappresentanti politici siedono alla Camera dei Comuni nel Parlamento inglese a Londra, a Westminster. A volte sentirete parlare di Eire, che è la parola gaelica che significa Irlanda e indica sia la Repubblica d'Irlanda che l'intera isola. La Repubblica d'Irlanda, con la sua capitale Dublino, è un paese membro dell'Unione Europea e adotta l'euro. Qui si parla inglese e gaelico, che è l'antica lingua locale, ma soprattutto inglese, e per visitarla basta la carta d'identità come per qualsiasi altro paese europeo che si trova fuori dall'area Schengen. Nei paesi del Regno Unito, invece, Irlanda del Nord compresa, si paga con le sterline. Le distanze si misurano in miglia e le velocità in miglia orarie e da qualche anno, in virtù della Brexit, si è fuori dall'Europa. A questo proposito, prima che abbiate anche solo il tempo di chiedervelo, ve lo dico io. La Brexit non ha minimamente intaccato la nostra possibilità di recarci in Irlanda, di avere rapporti commerciali con quel paese o qualsiasi altra cosa che vi venga in mente. È tutto come prima, anche perché la Brexit riguarda il Regno Unito e quindi non la Repubblica d'Irlanda. Ma non è sempre stato così. Intendo dire, non sono sempre esistite due Irlande. Prima l'Irlanda era un paese unico e non c'era nessun confine a separare l'Irlanda del Nord dal resto. Ecco, è proprio qui che inizia la nostra storia, quando l'Irlanda è ancora unita eppure è già profondamente divisa. Ma prima di iniziare ne approfitto per dirvi un'ultima cosa. Questo documentario è stato sponsorizzato, ma fermi. Questo sponsor potrebbe interessarvi, perché vi permetterà, se lo vorrete, di immergervi ancora di più in questo racconto e di visitare voi stessi i luoghi di cui vi parlerò. Il documentario è offerto infatti da Casa Gastone, il bed and breakfast dei miei genitori che, come vi ho detto all'inizio, vivono in Irlanda. Si trova tra l'altro in un luogo molto comodo per raggiungere tanti posti incredibili e potete decidere di usarlo solo per dormirci e fare colazione oppure anche per farvi accompagnare in tour guidati per l'Irlanda se non ve la sentite di guidare a sinistra. E questo senza abbandonare alcun comfort perché, ehi, siamo italiani. Per questo, anche se siete in Irlanda, da Casa Gastone non dovrete rinunciare al bidet. Sì, ho insistito per farne mettere uno in ogni stanza perché so che ci tenete alla vostra igiene personale. Dateci un occhio. Trovate tutte le informazioni su www.casagastone.eu e su Casa Gastone su Instagram. Tutti i link ve li metto qua sotto in descrizione.
E ora torniamo alla nostra storia. La storia che vado a raccontarvi inizia in un'Irlanda molto diversa da quella che conosciamo oggi. Siamo all'alba di una delle più grandi tragedie dell'umanità. È il 1914 e l'isola è tutt'altro che lo smeraldo incantato che conosciamo oggi, in cui andare a caccia di gnomi e fate e altre creature fantastiche. L'Irlanda di quegli anni è piuttosto infestata dagli spettri. Presenze oscure che tolgono il sonno e il fiato. Nonostante il paese a quei tempi fosse unito, senza nessun confine a escludere l'Irlanda del Nord, era già terribilmente diviso, perché la sua gente era divisa. La terra d'Irlanda era schiacciata sotto lo stivale della corona inglese, che ne aveva fatto una sua colonia fin dal 1100. In tutti quei secoli, gli inglesi si erano progressivamente appropriati dell'isola con altalenante interesse, che in alcuni momenti si tradusse in inaudite ondate di violenza verso un popolo considerato inferiore perché mai raggiunto dall'azione civilizzatrice dei romani. È così che gli inglesi hanno pensato che a civilizzare gli irlandesi dovevano provvedere loro stessi. Nel 14 l'Irlanda non solo è un paese schiacciato da secoli di oppressione, ma è anche un paese svuotato, in declino demografico, anzi in caduta libera. Gli abitanti si sono più che dimezzati nell'arco di pochi decenni. Nel 1840 se ne contavano poco più di 8 milioni e ora invece ce n'erano appena 3. Molti erano morti di fame nella carestia del 1845, ma ancora di più erano emigrati, dando vita a quella che sarebbe diventata una lunga tradizione sopravvissuta fino ad oggi. È la diaspora irlandese che coinvolse soprattutto gli Stati Uniti, dove gli emigrati si riversarono a fiumi scappando dalla fame e dalla miseria. Lo scambio con gli Stati Uniti fu molto prospero, ma non pensiate che gli irlandesi vennero accolti a braccia aperte. Al contrario, furono discriminati anche lì, in quanto minoranza cattolica in un paese a maggioranza protestante. Costretti a vivere ghettizzati, svolgeranno professioni e mestieri umili e pericolosi come il poliziotto o il vigile del fuoco, contribuendo però a costruire la grandezza dell'America che oggi conosciamo. E infatti la storia di questi due paesi finirà per saldarsi indissolubilmente. L'Irlanda darà agli States più di 20 presidenti discendenti in vario modo da immigrati irlandesi. Tra questi c'è Joe Biden, Obama, ci sono i Bush, Reagan, Nixon, fino al più noto tra gli irlandesi americani, John Fitzgerald Kennedy. Ma lo scambio è reciproco e dagli States gli irlandesi apprendono la cultura della libertà, scandita dai rintocchi della Liberty Bell, che fecero suonare il 4 luglio 1776 per radunare i cittadini di Filadelfia durante la lettura della Dichiarazione di Indipendenza. Indipendenza dalla stessa prepotenza britannica che opprime l'Irlanda. È così che, entrando a far parte di questa grande storia di ribellione e di libertà, che gli irlandesi emigrati iniziarono a riunirsi tra loro, fondando gruppi e organizzazioni per promuovere l'indipendenza del proprio paese di origine. Ne nacque una collaborazione che univa le due sponde dell'Atlantico, con organizzazioni sui lati opposti che si univano tra di loro. Tra le più note c'è la Fratellanza Feniana, fondata a Chicago nella seconda metà dell'Ottocento, che si unirà
alla Fratellanza Repubblicana Irlandese, in inglese IRB, Irish Republican Brotherhood, un'organizzazione segreta che cospirava per costruire una Repubblica d'Irlanda. Ma non tutti erano d'accordo. Il paese era diviso, come ho già detto. Alcuni irlandesi sognavano di realizzare una repubblica indipendente per recidere ogni legame con il Regno Unito. Altri invece lottavano per ottenere un parlamento locale, a Dublino, preferendo però rimanere sotto la protezione di Londra. Questa particolare forma di autonomia, che non sfocia nell'indipendenza, ha un nome. Si chiama Home Rule e permette di amministrare localmente le cose più vicine ai cittadini, senza perdere i vantaggi di essere parte del regno inglese, ma lo vedremo dopo. E infine c'erano gli altri, gli unionisti, o se preferite i lealisti. Unionisti perché si battevano per l'unione, ma non dell'Irlanda, bensì del Regno Unito. E lealisti perché leali, ma non agli irlandesi, bensì al re. Si battevano duramente sia contro il Parlamento locale, Home Rule, sia contro l'indipendenza e volevano a tutti i costi conservare l'assetto politico esistente. Perché? Lo vedremo nel dettaglio dopo, ma intanto posso dirvi che volevano rimanere sotto la dominazione inglese perché erano inglesi anche loro e per questo godevano di privilegi e diritti negati agli altri abitanti dell'isola. In quanto di origini inglesi, gli unionisti erano in gran parte protestanti, a differenza dei repubblicani e gli indipendentisti, che erano quasi tutti cattolici. Questa popolazione poi non è sparsa per tutta l'isola, ma vive concentrata nella parte nord-orientale, nella provincia dell'Ulster. Nell'economia generale del paese, questi cittadini sono una minoranza, ma in quelle terre sono la larga maggioranza e temono l'Home Rule anche per questo. Sanno che in un parlamento nazionale sarebbero messi in minoranza dai cattolici. Tra loro e i repubblicani lo scontro era inevitabile. Gli uni chiamavano libertà ciò che per gli altri era oppressione. In realtà, l'esperimento autonomista c'era già stato in passato. L'Irlanda Home Rule ce l'aveva avuto per qualche tempo, ma durò poco. E finì nel 1800 con l'atto di unione sancito da Londra che diede vita al Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda. Distrutta quella minima autonomia irlandese, da quel momento i politici di Dublino si sarebbero trasferiti a Westminster, dove era obbligatorio giurare fedeltà al re. Andò così, fino al 1875, quando, grazie alla mutata situazione politica, sembrava che l'Irlanda potesse tornare a beneficiare dell'Home Rule. Nonostante l'apertura del governo, però, le proposte di legge in tal senso vengono costantemente bocciate dal Parlamento. L'ultima, in ordine di tempo, risale al 1912 e dopo 2 anni di discussioni ottenne l'approvazione alla Camera dei Comuni. Giunta alla Camera dei Lord, però, venne respinta. Ma siccome il potere di quel ramo del Parlamento era stato nel frattempo fortemente ridimensionato, i Lord non potevano più bloccare una legge, ma solo ritardarne l'attuazione. Sembrava quindi che l'Home Rule fosse davvero destinato a ritornare in Irlanda, quando però scoppiò la Prima Guerra Mondiale e il re decise di congelare tutto in attesa di tempi migliori. Il rischio sfiorato e non del tutto scampato che stesse per tornare un Parlamento a Dublino mise in allarme gli unionisti dell'Ulster, che reagirono dando vita ad un esercito irregolare per combattere con ogni mezzo la deriva autonomista. Era l'Ulster Volunteer Force ed era armato fino ai denti, grazie a decine di migliaia di fucili che gli inglesi non riuscirono, o forse non vollero, intercettare e sequestrare.
Gli autonomisti risposero a loro volta con un loro esercito, gli Irish Volunteers, i volontari irlandesi, pronti anche loro a combattere chiunque si fosse frapposto fra loro e l'Home Rule. La tensione in Irlanda stava salendo alle stelle e l'isola era militarizzata come non mai, mentre al di fuori stava per scatenarsi l'inferno della Grande Guerra. L'esercito inglese, che stava per entrare in azione in Europa, era storicamente composto da volontari. La coscrizione non era stata obbligatoria fino ad allora e non lo è neppure all'inizio della Guerra Mondiale. Nonostante questo, gli irlandesi dell'Ulster, gli unionisti, scelgono di arruolarsi compattamente, convinti di immolarsi per quella che considerano la guerra del loro paese. E gli Irish Volunteers? Beh, vista la loro voglia di autonomia, ci sarebbe da scommettere che non hanno la minima intenzione di morire nelle trincee inglesi. Ma ancora in quel periodo la gran parte dei ribelli vuole solo battersi per l'Home Rule, non per l'indipendenza completa dal Regno Unito. E così succede una cosa che può sembrare incredibile. John Redmond, in quel momento il leader dei Volunteers, spinge i miliziani ad arruolarsi nell'esercito inglese. Redmond era convinto che dando una così grande prova di lealtà a Sua Maestà, Londra avrebbe concesso all'Irlanda con più convinzione il tanto agognato Parlamento di Dublino. Di fronte a questa mossa, però, il movimento si spaccò, perché la maggioranza dei volontari seguì Redmond arruolandosi, ma altri iniziarono a dire che il nemico contro cui combattere era l'Inghilterra, non la Germania. Così l'IRB, la Fratellanza Repubblicana, ne approfittò per radunare tra le sue fila i volontari rimasti in patria. Presto fu chiaro a tutti che la Grande Guerra non sarebbe stata il conflitto lampo che si pensava. I reparti irlandesi subirono gravissime perdite e furono usati dagli inglesi come carne da cannone, venendo decimati soprattutto nelle battaglie contro l'impero ottomano. In poco tempo, il sentimento nei confronti di Redmond, che inizialmente aveva dalla sua l'opinione pubblica, si ribaltò. Il massacro della guerra rese popolari le idee più radicali, in particolare quelle repubblicane, che sognavano per l'Irlanda un avvenire di indipendenza. Non c'era più voglia di scendere a compromessi con Londra e un movimento politico che era rimasto in sordina per qualche anno esplose durante le elezioni del 1916. Si chiamava Sinn Féin, che in gaelico significa noi soli. Noi soli, perché troppe volte nella storia gli irlandesi avevano sperato nell'aiuto di qualche altro paese. Ma ora no. Ora era il momento di fare da sé, e fare da sé non per accontentarsi di una Home Rule, ma per ottenere la Repubblica d'Irlanda, finalmente indipendente e sovrana. Anche perché ormai si era capito. Gli inglesi stavano bluffando. Non avevano alcuna intenzione di concedere l'Home Rule. Anzi, supportavano ormai sfacciatamente anche gli irregolari dell'Ulster Volunteer Force che arrivavano a compiere le loro esercitazioni militari appena fuori Dublino, radunando migliaia di uomini armati e pronti a combattere. E gli inglesi? Gli inglesi non fanno nulla. Coloro che sarebbero chiamati a far rispettare la legge e arrestare i miliziani irregolari si rifiutano di intervenire. Dicono che piuttosto che muovere un dito contro gli unionisti, sono pronti a disertare. Non si può più aspettare. Gli irlandesi sono stati ingannati e i volunteers che sono partiti per il fronte si stanno sacrificando per niente. Così la Fratellanza Repubblicana decide di organizzare in strettissimo segreto una grande insurrezione popolare. Questa volta non si accetteranno compromessi. L'obiettivo è proclamare l'indipendenza e sancire la nascita della Repubblica d'Irlanda. E l'insurrezione ha già una data, il giorno di Pasqua del 1916.
e non a caso, ancora oggi la ricordiamo come rivolta di Pasqua. È arrivato il momento di presentarvi il primo personaggio, un personaggio da film. Si chiama Roger Casement ed è un diplomatico britannico. È nato in Irlanda, ma da famiglia protestante ed è protestante anche lui. Insomma, è uno dalla parte della corona, lavora per Londra, ma grazie al suo ruolo vede da vicino quello che gli inglesi fanno nelle loro colonie. Ha un moto di coscienza e quindi decide di tradire e di passare dall'altra parte. Non vi deve stupire. Saranno molti i personaggi chiave nella storia irlandese che provengono dall'altra barricata e che si rendono conto di ciò che gli inglesi stanno facendo. Casement ha un'idea: coinvolgere i tedeschi nell'insurrezione. In quel momento la Germania è in guerra contro l'Inghilterra e aprire un fronte in Irlanda potrebbe aiutarla per distrarre il nemico. Con questa intenzione Casement prende contatto con i tedeschi, che però non sono entusiasmati dall'idea, anzi, a dire il vero non gli interessa proprio. Però gli consentono di provare a raccogliere volontari tra i soldati irlandesi che hanno fatto prigionieri e gli vendono anche un carico di armi da usare per insorgere. Poi prendono Casement, lo impacchettano, lo caricano su un sottomarino, un U-boat, e lo rispediscono in Irlanda insieme ad armi e munizioni. Tragicamente però Casement, durante il viaggio di ritorno, ha un attacco di malaria, malattia che aveva contratto in Africa quando lavorava nel servizio coloniale inglese. E i tedeschi, spaventati, decidono di sbarcarlo frettolosamente nel sud dell'Irlanda, con giorni di anticipo rispetto all'arrivo previsto. Ma va anche peggio, perché gli inglesi riescono a intercettare le comunicazioni radio dei tedeschi e scoprono tutto. Scoprono il tradimento di Casement, scoprono del carico di armi e scoprono soprattutto che l'insurrezione è stata programmata a Dublino per il giorno di Pasqua. Casement, che al posto dei suoi compagni di lotta ad attenderlo in Irlanda trova gli inglesi, viene arrestato e portato a Londra, dove verrà condannato a morte e impiccato. La nave che lo seguiva, carica con 20.000 fucili e 1.000.000 di proiettili destinati ai ribelli, viene affondata. È una tragedia. A pochi giorni dalla rivoluzione, i ribelli si trovano senza armi. Bisogna annullare la rivolta, la vittoria è impossibile. Ma non tutti sono d'accordo. Alcuni vorrebbero procedere comunque. Il caos tra i capi insurrezione regna sovrano e da Dublino vengono diramati ai volontari confusi e ripetuti controordini che contraddicono i precedenti. Si combatte o non si combatte? Si insorge oppure no? In pochi lo capiscono, anche perché c'è un altro problema. La popolazione non sembra ancora convinta di volere la guerra di liberazione, però c'è il sentore che gli inglesi stiano per introdurre la coscrizione obbligatoria. E questo, se fosse vero, farebbe infuriare gli irlandesi, che si vedrebbero privati dei loro uomini per vederli morire nelle trincee britanniche. Forse, pensano i ribelli, si potrebbe aspettare l'arrivo della coscrizione obbligatoria, così da sfruttare l'indignazione popolare e iniziare la rivolta con il popolo dalla propria parte. Sembra una buona strategia, ma la disorganizzazione ne impedisce l'attuazione. Le comunicazioni sono così confuse che alla fine ciò che succede è che molti dei volontari rimangono a casa, ma molti altri invece si recano a Dublino e i capi sono costretti a dare il via alla rivolta, sebbene con un giorno di ritardo rispetto al previsto.
Lunedì 24 aprile 1916, il lunedì di Pasquetta, 2000 su 12.000 volontari presenti in Irlanda danno il via alle danze. Dublino era l'epicentro, ma la guerriglia doveva accendere focolai di lotta in tutte le città dell'isola. E gli inglesi? Se hanno intercettato i tedeschi e sanno tutto, perché non intervengono preventivamente? Perché decidono di non farlo? Non si fidano fino in fondo della notizia e non vogliono rischiare di scatenare un'ondata di rabbia popolare per aver eseguito arresti arbitrari senza la certezza che ci fosse davvero in programma un'insurrezione. E così l'insurrezione inizia in una Dublino sguarnita di militari inglesi. Il primo obiettivo è il General Post Office, il GPO, l'ufficio postale centrale che si trova in quella che oggi si chiama O'Connell Street, ma che ai tempi era Sackville Street. Nell'ufficio si insediano i leader dell'insurrezione, insieme ad un giovane Michael Collins che diventerà presto un personaggio centrale. Il GPO diventa il quartier generale della ribellione ed è proprio lì che, appena conquistato l'edificio, viene innalzata per la prima volta quella che oggi conosciamo come la bandiera d'Irlanda. È il tricolore, verde, bianco e arancione, e simboleggia la volontà di includere tutti. I verdi, e cioè i cattolici, che prendono il colore dal trifoglio di San Patrizio, e gli arancioni, i protestanti, di questo colore in onore di Guglielmo d'Orange, il re protestante che cacciò dal trono Giacomo II, cattolico, e che resistette ai suoi tentativi di riprendersi il potere. È un eroe per i protestanti, ma ne parleremo dopo. I due colori nella bandiera sono separati dal bianco, che simboleggia la convivenza pacifica tra le due confessioni, auspicata e voluta dai repubblicani, ma decisamente non condivisa dagli uomini dell'UVF. Senza perdersi d'animo, Patrick Pearse, dalle colonne del General Post Office, con voce tremante, legge la dichiarazione di indipendenza, che tuttora è esposta alle poste centrali di Dublino. Dichiarazione firmata da tutti e sette i membri di quello che si autoproclama governo provvisorio della Repubblica d'Irlanda. Thomas Clark, Thomas MacDonagh, Sean MacDiarmada, Eamon Cant, Joseph Plunkett, James Connolly e lo stesso Patrick Pearse. Tutti loro meriterebbero un approfondimento, ma concentriamoci su Pearse. È un professore e qualche anno prima aveva fondato una scuola tutta sua per promuovere un'educazione bilingue in inglese e gaelico e contribuire così al recupero della cultura nazionale irlandese. Era un progetto culturale molto ambizioso che Pearse portò avanti fino all'ultimo. Ma Pearse era anche un poeta. E infatti passerà alla storia come il poeta guerriero, anche se è privo di esperienze militari, come quasi tutti gli altri capi. Ed è anche per questo che il loro destino, purtroppo, è segnato. Eccolo qui, il GPO, il General Post Office, l'ufficio postale centrale, quello che vedete alle mie spalle, fu il centro nevralgico dell'insurrezione, della rivoluzione. I ribelli presero possesso di questo edificio subito, da qui si coordinarono e da qui, immediatamente all'inizio della rivoluzione, venne letta la dichiarazione di indipendenza dell'Irlanda. Quella che poi venne ripresa e tuttora esposta in questo ufficio postale che continua a funzionare, come vedete alle mie spalle è ancora l'ufficio centrale postale. Venne bombardato, come tutta questa via O'Connell Street, bombardata sia dall'artiglieria che si trovava nei pressi del Trinity College, sia dalle navi della marina britannica che erano al porto di Dublino, ai due porti di Dublino e che tiravano su questa strada completamente distrutta e poi ricostruita, fu uno dei simboli di quella rivoluzione. I volontari, oltre all'ufficio postale, guadagnano altre posizioni, luoghi strategici della città. Sanno di non poter vincere contro gli inglesi, ma sperano di riuscire a resistere abbastanza a lungo da permettere l'arrivo di altri volontari e magari anche da far svegliare le coscienze
dei loro connazionali. Uno dei luoghi simbolo dei combattimenti di quei giorni è il St. Stephen's Green, il parco che si trova nel cuore di Dublino. Questo è stato un crocevia strategico, vedete, oggi riporta ancora i segni dei proiettili sparati dagli inglesi qui sulla facciata dell'arco, da questa parte. Qui c'è un altro personaggio da romanzo, alla guida di un manipolo di ribelli che difende la posizione con le unghie e con i denti. È la contessa Constance Markiewicz che, in piedi armata sulle barricate, dirige il fuoco dei ribelli e organizza la difesa dal contrattacco inglese. Anche lei è una protestante come Roger Casement e, come lui, sceglie di abbracciare la causa repubblicana. Gli inglesi nella notte riuscirono, nel silenzio generale, senza farsi scoprire, a entrare in questo hotel, che c'è ancora oggi, è lo Shelbourne Hotel, e piazzare una mitragliatrice sul tetto e i fucili dei fucilieri, dei cecchini dentro le stanze. Da lì sparavano sul parco, che era uno snodo strategico, uno dei posti occupati subito dai ribelli. Mettendoli in fuga, furono costretti a ripiegare verso un college dalla parte opposta, in cui in realtà poi rimasero asserragliati fino alla fine di tutta la settimana di insurrezione. Progressivamente i soldati inglesi vengono richiamati a Dublino per sopprimere la rivolta, e insieme a loro arrivano anche le cannoniere della Royal Navy, che, giunte al porto di Dublino, iniziano a cannoneggiare l'intera città. La disparità di forze è incolmabile, ma nonostante questo gli insorti incredibilmente resistono, anche se non riescono a conquistare posizioni che sarebbero state fondamentali per la buona riuscita dell'operazione. E tra queste c'è per esempio il castello di Dublino, il centro del potere inglese in Irlanda. E anche il Trinity College, anche lui, non viene preso. Infatti saranno gli inglesi a controllarlo e ad utilizzarlo come base di attacco. I ribelli non riuscirono a conquistare questa posizione. Questo è il Trinity College, che tutti visitano quando arrivano a Dublino, una delle zone centrali, quella in cui ci troviamo, della città. Non riuscirono a conquistarlo, ma in realtà neanche ci provarono. Dentro asserragliati, infatti, non c'erano i militari britannici, c'erano soltanto alcuni studenti unionisti, quindi resistenti rispetto alla ribellione in atto, ma li avrebbero probabilmente soverchiati in poco tempo, però non ci provarono neanche. Furono gli inglesi poi, quando arrivati insieme ai loro rinforzi inviati da Londra, a riuscire a conquistare questa posizione, e dal Trinity College con l'artiglieria sparavano verso Connell Street, che è quella dove c'è l'ufficio postale, e quindi da qui bersagliarono gli insorti, i ribelli. Tra l'altro il Trinity College è un'istituzione abbastanza interessante perché risale al periodo elisabettiano, è stato voluto e costruito da Elisabetta prima, naturalmente, ed era una di quelle istituzioni che serviva per schiacciare gli irlandesi. Qua infatti si insegnava, era un'università, ma si insegnava quello che era gradito alla corona di Londra. Era un'università, una delle poche in cui si poteva studiare chiaramente secondo i valori e secondo le volontà dell'Inghilterra. Resistere, purtroppo, non è sufficiente per prevenire la disfatta. La guerriglia proseguirà per 6 lunghi giorni, che metteranno Dublino in ginocchio, lasciandosi dietro 500 morti e più di 2000 feriti, molti dei quali semplici cittadini che nulla avevano a che fare con la rivolta. Le forze inglesi attaccano senza riguardo le vie del centro, radendo al suolo e bombardando tutta la città. E alla fine anche il General Post Office viene distrutto. A quel punto gli indipendentisti sono decapitati e capiscono che devono accettare la sconfitta. Devono arrendersi se non vogliono infliggere altre inutili sofferenze alla popolazione. Ma non c'è trattativa. Londra accetta solo una resa senza condizioni, che porta all'arresto di tutti i capi che, sommariamente processati, saranno condannati a morte. Uno di loro, James Connolly,
gravemente colpito durante la battaglia e per questo ridotto in barella, verrà portato davanti al plotone di esecuzione da infermo, legato ad una sedia perché non in grado neanche di reggersi in piedi e fucilato in quella posizione, senza nessuna pietà. Lo stesso destino toccherà a tutti i suoi compagni di lotta, compreso Patrick Pearse, il poeta guerriero, e compresi anche alcuni estranei alla rivoluzione, che vengono fucilati in una operazione che è più simile ad un regolamento di conti che ad altro. Solo due tra tutti i capi si salveranno e saranno condannati all'ergastolo al posto che alla pena capitale. Sono Imon de Valera, risparmiato perché ha la doppia cittadinanza ed essendo cittadino americano gli inglesi vogliono evitare incidenti diplomatici, e la contessa Markievicz, che non viene giustiziata, testuali parole, esclusivamente in considerazione del suo sesso. La rivolta di Pasqua finì così, affogata nel sangue. Fu un fallimento senza scampo. Ancora una volta gli irlandesi avevano provato ad alzare la testa e ancora una volta gli inglesi li avevano schiacciati. L'opinione pubblica, nonostante la sua condizione misera di vita, non si era lasciata coinvolgere, ma in quella Pasqua del 1916, nonostante la disfatta, qualcosa di importante era avvenuto per il destino d'Irlanda. La dura repressione fu un grave errore politico che Londra pagherà. Aver deciso di giustiziare degli innocenti come forma di vendetta, i bombardamenti sui civili, tutta questa cattiveria da parte inglese fece riaccendere negli irlandesi, anche in quelli che fino ad allora si erano tenuti lontani dalla causa indipendentista, un sentimento anti-britannico che sembrava sopito. E poi, alla fine, arrivò. La coscrizione obbligatoria fu introdotta nel 1917, l'anno peggiore della guerra. Arruolarsi non sarebbe più stata una scelta. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. I volunteers sopravvissuti iniziarono ad essere visti come personaggi leggendari e quando si candidarono alle elezioni gli inglesi reagirono tentando di arrestarli tutti, accusandoli falsamente di essere stati complici della Germania del Kaiser, ma non ci riuscirono perché grazie al loro controspionaggio i ribelli furono in grado di sfuggire agli arresti e alle elezioni del 18 fecero il pieno di voti in quello Sinn Féin che ormai era diventato un fiume in piena. De Valera, Michael Collins e la contessa Markievicz nel frattempo erano anche riusciti ad uscire dal carcere grazie ad un'amnistia varata dagli inglesi. Così Constance Markievicz divenne la prima donna eletta al Parlamento di Westminster, anche se non ci mise mai piede, perché i deputati dello Sinn Féin appena eletti si rifiutarono in blocco di recarsi a Londra. Al suo posto decisero di costituire un'assemblea nazionale a Dublino, avviando un governo parallelo con una costituzione provvisoria. Era il 1919 e Londra, all'ennesimo tentativo di ribellione, rispose con lo stato di guerra. Significava che era di nuovo il momento di combattere e di uccidere per sperare di conquistare la libertà. Michael Collins, che nella rivolta di Pasqua aveva avuto un ruolo secondario, radunò gli Irish Volunteers rimasti e diede vita a una nuova milizia, a cui darà il nome di Irish Republican Army, anche se la conosciamo tutti con la sua sigla, IRA, IRA. Oggi quella di Michael Collins, gli storici la chiamano Old IRA per distinguerla dagli altri gruppi che in seguito useranno lo stesso nome. Le milizie di Michael Collins si trovarono a combattere su due fronti, da una parte contro gli inglesi e dall'altro contro l'Ulster Volunteer Force e gli altri gruppi degli unionisti del nord che a quel punto entrarono in azione contro i ribelli irlandesi.
Fu una guerra e durò 3 anni tra indicibili violenze. Gli inglesi schierarono i Black and Tans, così chiamati a causa del colore della divisa. Erano militari appena smobilitati dal fronte, mischiati a criminali comuni fatti uscire di galera a patto che andassero a combattere in Irlanda. Inutile dirvi che si resero protagonisti di terribili violenze e di incredibili atrocità. Ma nonostante questo e la disparità di forze, comunque la guerra arriverà ad un punto morto. Entrambi gli schieramenti si convinceranno della necessità di trattare e così nel 1921 Londra propose agli irlandesi un trattato di pace, che era solo in apparenza una mano tesa, perché conteneva il seme della discordia che avrebbe causato terrore e violenza in tutto il resto del secolo. Londra era disposta a concedere all'Irlanda lo status di Free State, ma non la piena indipendenza. Era lo stesso trattamento applicato al Canada e all'Australia. È lo status di Dominion, si chiama. Significa rimanere parte dell'impero britannico, ma con un'autonomia molto ampia. Il diavolo però si nasconde nei dettagli. La proposta infatti conteneva una clausola importante. Dal Free State d'Irlanda doveva rimanere fuori l'Ulster. E nemmeno tutto, ma solo quelle 6 contee a maggioranza protestante, o detto in altri termini, unionista. La zona tra l'altro più industrializzata e ricca del paese. La proposta fu una granata fatta deflagrare tra i ribelli repubblicani. Lo Sinn Féin si spaccò in 2. Metà del movimento voleva accettare l'accordo, rinunciando alle 6 contee e piegandosi all'istituzione di un confine artificiale mai esistito prima. Ma l'altra metà non era disposta a cedere neanche di un millimetro. Alla fine, Michael Collins, nel frattempo diventato capo del governo provvisorio, siglò l'accordo a Londra nel dicembre del 1921. Nasceva così, in quell'istante, l'Irish Free State, ma anche l'Irlanda del Nord, fino a quel momento mai comparsa su nessuna mappa. A quel punto, la parte del movimento contraria alla firma attaccò gli altri, i governisti. Tra i ribelli irregolari contrari al trattato c'erano anche Eamon de Valera e la contessa Markievicz, che non potevano accettare di aver combattuto per vivere in un'Irlanda spezzata in 2. Quello di Londra fu un colpo da maestro che riuscì a trasformare la guerra anglo-irlandese in una guerra civile, fratricida. Gli irlandesi iniziarono a massacrarsi tra di loro e fu uno scontro anche peggiore di quello avuto con gli inglesi. Si lasciò dietro molti più morti, oltre che un paese socialmente dilaniato. E gli inglesi lo alimentarono, fornendo armi all'esercito di Michael Collins, che non si fece scrupolo di bombardare e cannoneggiare gli irregolari. Fino a poco prima, compagni di avventura nella guerra contro gli inglesi. Lo Stato d'Irlanda si macchiò di orribili nefandezze. L'esercito iniziò a giustiziare sul posto i ribelli appena fatti prigionieri. Molti furono condannati a morte e in tutta risposta gli irregolari, con attentati e incursioni, presero a uccidere i parlamentari del nuovo Stato. Tra le vittime ci fu lo stesso Michael Collins, assassinato dagli irregolari, come lui stesso predisse già alla firma del trattato. La guerriglia durò anni, al termine dei quali gli irregolari, perso completamente l'appoggio popolare e scomunicati anche dalla Chiesa, dovettero arrendersi. Era la fine per i repubblicani e per coloro che sognavano l'indipendenza. Londra aveva vinto, di nuovo. Ma, più che la fine, si trattò di un inizio. L'inizio di una storia ancora più tragica. Direi che è arrivato il momento per cercare le risposte ad alcune domande che fino ad ora abbiamo tenuto sotto al tappeto.
come mai le sei province dell'Ulster desiderano così fortemente rimanere legate a Londra? E perché spesso parliamo di cattolici e protestanti confondendo queste due posizioni con quelle dei repubblicani pro-indipendenza e dei lealisti o unionisti fedeli al re? Noi italiani abbiamo spesso sentito parlare di guerra di religione in Irlanda, soprattutto in riferimento ai fatti degli anni 70 e 80 che racconteremo dopo. Diciamo però subito una cosa, e cioè che tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora e che racconteremo dopo non ha nulla a che fare con la religione, perché si tratta in realtà di una guerra coloniale, di durata senza pari nella storia, uno scontro tra l'Inghilterra colonizzatrice e l'Irlanda colonizzata. Lo scontro religioso c'è, ma va inquadrato in questo contesto, perché è solo una manifestazione della lotta tra oppressore e oppresso. Ma per spiegarlo meglio, concedetemi qualche minuto e riavvolgiamo il nastro. Torniamo al Medioevo, perché è proprio in quel periodo che il destino dell'Irlanda si intreccia con quello dell'Inghilterra. Tutto inizia nel 1167. Quando l'Irlanda è un territorio diviso in clan. Uno dei capi di questi clan, Diarmaid MacMurchada, che passerà alla storia come il Giuda di Irlanda, perde il suo potere e viene cacciato dal trono. Ovviamente è deciso a riprendersi la sua terra e per farlo chiede aiuto al re d'Inghilterra, Enrico II, il quale non se lo fa dire due volte. E immediatamente invia i suoi migliori cavalieri, i Normanni. I cavalieri di Enrico conquistano l'Irlanda in pochi anni e la sottomettono al diritto normanno, spazzando via il sistema tradizionale irlandese, che gli inglesi consideravano una barbarie, nonostante per certi versi fosse molto avanzato. Ma gli inglesi considerano gli irlandesi di ceppo celtico un popolo inferiore, rozzo, pagano, così mal ridotto perché mai civilizzato dai romani. L'ironia della storia, se volete. Gli irlandesi vengono inizialmente schiacciati con il pretesto che non sono cattolici. Quando in seguito, dopo che gli inglesi diventeranno protestanti e gli irlandesi cattolici, subiranno le peggio violenze per il motivo opposto. Tutto sommato, comunque, in questi primi secoli di dominazione, l'Irlanda gode ancora di alcune libertà, anche perché i primi coloni normanni finiranno per diventare più irlandesi degli irlandesi, assorbendone lingua e costumi. Di fatto si mischieranno ai nativi, divenendone parte integrante. Ma questo è un problema per Londra, che rischia di vedersi sfuggire di mano la sua colonia, tanto che varerà una serie di leggi per imporre con la forza il predominio della cultura inglese. Il momento in cui l'Irlanda torna prepotente al centro delle preoccupazioni inglesi è però alla fine del 1400 ed è per ragioni militari. L'Inghilterra si sente minacciata dalle altre potenze europee. È il periodo dello sviluppo della navigazione e c'è il rischio che un'isola così vicina sia usata come testa di ponte per un nemico che vuole attaccarla. Così la morsa torna a stringersi e si stringerà ancor di più sotto il regno di Enrico VIII. Enrico VIII è il primo a definirsi re d'Irlanda ed è determinato più che mai ad annientarne la cultura, rendendo illegale tutto ciò che di gaelico è ancora esistente. Proibì la lingua, gli abiti, le acconciature tipiche, la musica e la poesia, che fino ad allora erano state centrali nella società. Chiuse i monasteri e ordinò la distruzione di tutte le arpe e le cornamuse presenti sull'isola, oggetti che con la loro sola presenza, si disse, incitavano alla sedizione. L'Irlanda poi, nel frattempo, era diventata cattolica e si trovò spiazzata quando Enrico VIII realizzò lo scisma fondando la Chiesa Anglicana, tanto che gli irlandesi iniziarono a vedere nel Papa di Roma una guida autorevole, scatenando altre preoccupazioni in Londra per un possibile utilizzo da parte di quest'ultimo dell'isola in chiave anti-inglese.
e non si trattava di paranoia, visto che il Papa invierà per davvero le sue truppe in aiuto di una delle tante rivolte irlandesi. Alla morte di Enrico gli succedette la figlia, Elisabetta I, che sarà ancor più spietata verso l'Irlanda. I suoi soldati distrussero tutto ciò che gli fu possibile. Ammazzarono ogni essere vivente incontrato, uomini e bestie, per annientare ogni fonte di sostentamento. Si racconta che dopo il loro passaggio nei fossati si trovassero cadaveri di uomini con le labbra divenute verdi, a furia di cibarsi di ortiche, erbacce e tutto quello che potevano strappare dal terreno. Ma fu il suo successore, Giacomo I, a porre le basi per quella che diventerà l'Irlanda del Nord. Giacomo varò un programma che conosciamo con il nome di Plantation, ovvero una colonizzazione programmata della parte nord-orientale dell'isola, l'Ulster. Il re sequestrò agli irlandesi vastissime terre e grandiosi possedimenti e le diede in gestione a scozzesi e inglesi fedeli alla corona, e quindi protestanti. Questi si trasferirono in massa nell'Ulster, dando vita di fatto ad un'enclave inglese. La Plantation si rese necessaria per assicurare a Londra il controllo dell'isola, ed è grazie a lei se nell'Ulster ancora oggi c'è la più alta concentrazione di protestanti. Sono i discendenti di quei coloni inviati per portare a termine una vera e propria sostituzione etnica. La religione quindi non è il reale motivo degli scontri, ma solo una discriminante come tante altre che distingue i colonizzatori dai colonizzati. In altre epoche e in altri luoghi lo stesso ruolo lo ricoprirà il colore della pelle. A questo si aggiunge, come sempre accade, il razzismo che giustifica e si alimenta dalla sottomissione dell'isola. Gli irlandesi vengono definiti esseri pieni di veleno, che prima o dopo si riuscirà a cacciare dall'isola, come San Patrizio fece con i serpenti. Tra le ondate di violenza più efferata che gli irlandesi subiranno, non si può non citare però la campagna guidata da Oliver Cromwell. Con il suo passaggio, gli irlandesi vengono ridotti in schiavitù, incatenati e spediti alle Barbados, nelle piantagioni di zucchero. I proprietari terrieri rimasti, quando non vengono impiccati, vengono spinti all'esilio nella loro terra. Le arpe vengono sequestrate e bruciate, e sempre che lo stesso destino non tocchi anche coloro che le possiedono. Sotto Cromwell vengono uccise 600.000 persone, distrutte intere città e incendiate e rase al suolo le più belle cattedrali del paese. Ecco perché, ancora oggi, visitando l'Irlanda, si incontrano di frequente i resti di cattedrali e monasteri. Sono la testimonianza del passaggio della cieca furia inglese. Qualcosa gli irlandesi la riusciranno a ottenere solo nel 1783, quando Londra gli concede un parlamento locale. È la famosa Home Rule, di cui abbiamo già parlato, che però perderanno quasi subito, quando pochi anni dopo cercheranno di ottenere anche il diritto di poter professare il cattolicesimo. E gli inglesi ne approfitteranno per torturare la popolazione, assassinare un po' di irlandesi, seviziarne altri e poi imporgli nel 1801 l'atto di unione, con cui si dà vita al Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda, cancellando per sempre il Parlamento di Dublino e quindi l'Home Rule. È con quell'atto di unione, tra l'altro, che la bandiera del Regno Unito diventa la famosa Union Jack, che ancora oggi marchia il regno. Nell'Ottocento, poi, Daniel O'Connell, il primo vero politico irlandese, riesce a ottenere per i cattolici il diritto di professare la religione, visto che per secoli le messe erano state celebrate di nascosto in cimiteri, boschi o in case private. Ma non c'è il tempo di festeggiare che sull'Irlanda si abbatte un'apocalisse. È la grande carestia delle patate.
dovuta a un fungo importato dalle Americhe, la peronospora, che devastò il raccolto di 3 anni di fila, dal 1845 al 1847. Morì di fame 1 milione di persone e 1,5 milioni fu costretto a emigrare, causando un declino demografico senza precedenti. L'arcivescovo anglicano di Dublino accusò la popolazione di essere colpevole della carestia per la sua trascuratezza e una naturale predisposizione al crimine. Il London Times auspicava senza mezzi termini lo sterminio. E l'Economist definiva gli irlandesi esseri inferiori, incapaci e primitivi, scrivendo che la morte della popolazione in eccesso era una premessa indispensabile per lo sviluppo. La realtà fu che gli inglesi si preoccuparono molto di proteggere i raccolti irlandesi che erano destinati alla Gran Bretagna, ma fecero molto poco per aiutare la popolazione. Ed è per questo che oggi alcuni autori sostengono che quello che avvenne in quegli anni fu tecnicamente un genocidio. Ed è con queste premesse e con questa storia plurisecolare che l'Irlanda entra nel Novecento, mentre sta contrattando con Londra la possibilità di tornare di nuovo a beneficiare di un home rule, con tutta la tragica sequenza di eventi che vi ho già raccontato. Dopo la fine della guerra civile del 1922 e con la nascita del Free State, i cannoni smettono di urlare. Ma serviranno ancora molti anni prima che lo Stato libero d'Irlanda possa finalmente trasformarsi in ciò che i molti che diedero la vita per lei speravano: la Repubblica. Eamon de Valera, che aveva combattuto contro il trattato, dopo un periodo di carcerazione tornerà in politica e diventerà anche capo del governo. Grazie a lui, nel 1932, inizierà un percorso pacifico che porterà l'Irish Free State a trasformarsi in una repubblica pienamente indipendente, nel 1948. E con la nuova Costituzione, la Repubblica d'Irlanda rivendica la sovranità sull'intera isola e quindi anche sulle 6 contee che compongono l'Irlanda del Nord e che il trattato con Londra aveva separato. La rivendicazione rimarrà lettera morta, ma è il segno che il cammino è ancora lungo. E soprattutto è lungo e sofferto per tutti gli irlandesi rimasti intrappolati dentro l'Irlanda del Nord. Perché se a sud, dopo la fine della guerra civile, si inizia una nuova vita nello Stato indipendente, chi è rimasto chiuso tra quei confini artificiali si ritrova in un inferno sulla terra. In quelle 6 contee, gli unionisti, discendenti dei coloni inglesi, non hanno rinunciato alla volontà di schiacciare e ridurre in miseria gli irlandesi. E per decenni toglieranno loro tutti i diritti, realizzando nel cuore dell'Europa una vera e propria apartheid, ignorata da quasi tutti e tenuta ben nascosta da Londra. Gli abitanti cattolici del nord sono stranieri in casa propria. La loro è una condizione che, oggi lo possiamo dire, è molto simile a quella dei neri d'America ai tempi della segregazione. Non potevano accedere agli alloggi popolari, le leggi gli rendevano impossibile trovare lavoro e oltre a vivere un'esistenza da discriminati, non potevano neppure contare sulla speranza che l'impegno politico potesse garantirgli un po' di rappresentanza. Infatti, gli inglesi avevano applicato un sistema perverso chiamato gerrymandering, che impediva ai cattolici di avere voce anche in quei luoghi dove ghettizzati erano in maggioranza. Questo succedeva ad esempio a Derry, la seconda città dell'Irlanda del Nord dopo Belfast, dove i cattolici erano molto presenti al punto da essere localmente una maggioranza.
Il gerrymandering è una pratica nata negli Stati Uniti che serve per distruggere il peso politico delle minoranze. Si tratta di disegnare dei collegi elettorali così arzigogolati da spezzettare le aree dove la concentrazione di quella minoranza è più elevata, in modo da diluirla. Il sistema maggioritario poi si occupa del resto. La minoranza diventa elettoralmente inesistente. Per dare un'idea, alle elezioni amministrative di Derry del 67, 14.000 elettori cattolici riuscirono ad eleggere 8 consiglieri comunali, mentre meno di 9.000 elettori protestanti ne elessero 12. Brogli? No, gerrymandering. Per più di 40 anni dopo la fine della guerra civile, gli abitanti cattolici di quelle zone furono costretti a subire in silenzio ogni tipo di angheria. Ma poi arrivarono gli anni 60, i movimenti di protesta, i Figli dei Fiori e Martin Luther King, che fu di grande ispirazione per gli irlandesi. Tutto ciò li illuse di poter lottare pacificamente per i loro diritti. Due città iniziarono ad animarsi, in particolare Derry e Belfast, dove i cattolici erano molti e le condizioni di vita dure. Si formavano gruppi di protesta come il Comitato di Azione per la Casa di Derry e Democrazia del Popolo, un gruppo studentesco. Gruppi pacifici, nulla che avesse a che vedere con la violenza o con la lotta armata. D'altra parte, era il momento della Summer of Love. Ad opporsi a loro, però, non ci sono poliziotti disposti a riempire di fiori i loro cannoni. I protestanti, anzi, temono che il risveglio dei cattolici possa convincere Londra a cedere qualcosa e magari a porre fine ai loro privilegi. E questo non lo possono accettare. Il 5 ottobre 68, un corteo pacifico contro la discriminazione venne attaccato brutalmente dalla polizia, composta quasi solo da protestanti. I manifestanti vennero fermati a colpi di manganello. E non fu solo la polizia ad attaccare i cortei. Gli unionisti più oltranzisti reagirono con le loro squadracce di volontari che punirono i quartieri cattolici a colpi di Molotov. L'escalation di violenza innescò una spirale di sangue ancora più grave a partire dal 1969. Nei primi giorni dell'anno, una marcia pacifica che si doveva snodare da Derry fino a Belfast venne attaccata da protestanti armati di mazze chiodate su un ponte vicino Derry. La polizia non mosse un dito. Intervenne solo dopo ore con una retata nel Bogside, il principale quartiere cattolico di Derry, in cui arrestò 80 persone, tutte provenienti dalle fila dei cattolici. Era ancora l'inizio, ma il Bogside non era già più un luogo sicuro in cui vivere. Per proteggersi dalle incursioni di polizia e milizie, gli abitanti dovettero erigere delle barricate all'ingresso del quartiere. Derry si stava militarizzando, la tensione saliva rapidamente e proprio in quei primi giorni di scontri comparve per la prima volta la scritta che ancora oggi è un simbolo di Derry, uno dei murales più importanti e famosi al mondo. You are now entering free Derry. Oggi l'abitazione su cui era posta questa scritta non c'è più, però sopravvive ancora il muro, divenuto un simbolo dell'oppressione inglese e della resistenza cattolica. Questo è quello che rimane dell'ingresso del Bogside, che è il quartiere che è alle mie spalle e tutto qua intorno, che era il quartiere dove stavano i cattolici. Oggi sopravvive il muro, qui c'erano ovviamente una serie di case che da qui si stendevano lungo il quartiere, ma sono state abbattute. Il quartiere è stato riqualificato, è famoso per i murales e anche per i cartelloni di protesta che sopravvivono ancora ad oggi. Qui i cattolici vivevano barricati in casa perché dovevano difendersi dalle incursioni sia della polizia che dell'esercito e ovviamente anche dei gruppi oltranzisti protestanti. Il sangue scorre sempre più veloce e ad aprile la polizia irrompe nella casa di Sammy Devenny, un uomo di 42 anni che non ha mai partecipato ad alcuna iniziativa politica. È un becchino, una persona tranquilla, con 9 figli. Quando la polizia entra nella sua casa, lui e gli altri familiari vengono pestati a sangue con il manganello.
Anche le sue due figlie adolescenti vengono picchiate, ma è Sammy ad avere la peggio. Morirà in ospedale dopo 3 mesi di agonia. Il motivo del massacro? La polizia stava inseguendo dei ragazzi che avevano partecipato a una manifestazione vicino alla sua casa. Ma avendo perso le loro tracce proprio davanti alla porta sul retro, decisero di entrare. Una volta dentro, non si chiesero chi avevano di fronte, si sfogarono massacrando qualunque cosa si trovasse a portata di tiro. È questo il clima da quelle parti, ma le cose peggioreranno ancora. Soprattutto con l'arrivo dell'estate, la stagione delle ricorrenze dell'orgoglio protestante e delle loro marce. Il 1 agosto è una data simbolica per i protestanti. Ricorre la fine dell'assedio di Derry. È la vittoria della città su Giacomo II, re cattolico che, cercando di riprendersi il trono che Guglielmo d'Orange, protestante, gli aveva sottratto, assediò Derry. Ma i protestanti, asserragliati nella città, resistettero per oltre 100 giorni, contribuendo alla sua definitiva disfatta. Queste sono le mura, la cinta muraria di Derry, che è l'unica città in Irlanda in cui sono rimaste in piedi le mura di fortificazione. Queste mura sono state costruite nel 1613 e sono state finanziate da Londra, per questo Derry in quell'anno è diventata Londonderry. Questa città fu assediata da Giacomo II quando tentò di riprendersi il trono dopo che fu spodestato da Guglielmo d'Orange, Giacomo II re cattolico, Guglielmo d'Orange protestante, e Giacomo venne qui in Irlanda nel tentativo di riprendersi la corona. Pensava che passare da un paese cattolico come l'Irlanda lo aiutasse a riuscire a riprendersi il trono, ma non fu così, perché la città di Derry resistette per più di 100 giorni di assedio e alla fine riuscì anche a respingere le truppe del re. Ed è da quel momento che qui, ogni agosto, avviene una manifestazione che ricorda esattamente quell'evento. Qui va in scena, in effetti, ogni anno l'orgoglio protestante, perché i protestanti riuscirono a battere i cattolici. Nel 69 l'annuale marcia di commemorazione era programmata per il 12 agosto e si annunciava esplosiva. I protestanti non si sarebbero lasciati sfuggire l'occasione per provocare i cattolici e questi certamente avrebbero reagito. I rappresentanti dei cattolici cercarono un punto di contatto con i protestanti. Volevano almeno evitare che il corteo si fermasse davanti al Bogside per scongiurare scontri diretti. La richiesta però non fu neanche presa in considerazione e così i cattolici evacuarono in fretta e furia tutte le donne e i bambini del quartiere. Quando il corteo di protestanti arrivò di fronte alle loro case, iniziarono i primi tafferugli. Ma la polizia non intervenì per le successive 3 ore, mentre i manifestanti si massacravano per le strade della città. Solo dopo lunghissimi scontri, gli agenti fecero irruzione nel Bogside per disperdere i cattolici con i getti d'acqua e con i lacrimogeni. La situazione in quell'estate precipitò al punto che si paventò la possibilità di uno scontro militare diretto tra gli eserciti di Londra e di Dublino. La Repubblica d'Irlanda infatti arrivò a minacciare un intervento armato in difesa degli irlandesi che venivano massacrati sotto lo sguardo indifferente del governo inglese e schierò lungo il confine il suo esercito. Organizzò anche dei centri di soccorso appena fuori il confine per accogliere e curare i feriti che non potevano rivolgersi agli ospedali dell'Irlanda del Nord perché altrimenti sarebbero stati anche arrestati una volta arrivati a farsi soccorrere. Questo ponte su questo fiume divide l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda da quella parte, dall'Irlanda del Nord di qua. Oggi vedete il confine non c'è di fatto, c'è solo questo ponte e non ci sono posti di blocco, non ci sono barriere. Qua negli anni 60 e negli anni 70 però il confine era sostanzialmente militarizzato, soprattutto durante la crisi del 69 in cui addirittura arrivò l'esercito della Repubblica d'Irlanda al confine e da quella parte realizzarono gli ospedali da campo per soccorrere quelli che venivano pestati dalla polizia e dall'esercito. Oggi il confine non esiste, di là si usa la sterlina, di qua si usa l'euro
E ovviamente con la Brexit c'è stato un momento in cui sono rinate le tensioni e ancora non sappiamo come finirà questa faccenda. Stava tutto precipitando e la rabbia non era più contenibile. Anche Belfast era in fiamme. Il caos si era impossessato del paese, al punto da costringere il governo dell'Irlanda del Nord ad ammettere di non essere più in grado di gestire la situazione. Così chiese disperatamente a Londra l'invio dell'esercito britannico. E Londra inviò i militari. I primi battaglioni arrivarono in una manciata di ore in aiuto alla polizia nordirlandese. I soldati furono accolti con sollievo, pensate un po', anche dai cattolici. Credevano che avrebbero riportato quell'equilibrio che la polizia non era stata in grado di garantire. Non potevano immaginare che le cose già tragiche sarebbero semplicemente diventate infernali. Nessuno lo poteva immaginare, ma i militari se ne sarebbero andati solo 30 anni dopo. Presto fu chiaro che l'esercito comunque non avrebbe garantito alcuna applicazione del diritto e non avrebbe riportato alcun equilibrio. Anzi, si portò con sé un inasprimento delle vessazioni contro i cattolici e alzò ulteriormente l'asticella della violenza gratuita contro i cittadini, che di lì a poco sarebbero stati giustiziati in mezzo alla strada, con colpi di arma da fuoco sparati alla schiena. Il giorno di Ferragosto, due giorni dopo gli scontri di Derry, anche Belfast si incendiò. Dietro questo monastero, il 15 di agosto, venne trovato il corpo di un quindicenne ammazzato e nello stesso giorno, qua vicino, in un palazzo di Belfast, al piano terra dove abitava una famiglia, un bambino di 9 anni per sbaglio si prese un proiettile che lo uccise mentre era nel letto, sparato dalla polizia mentre passava nella strada. Ecco, in realtà fu il primo di una lista di 186 bambini che vennero uccisi in quegli anni, alcuni per sbaglio come Rooney, altri semplicemente sequestrati per strada, caricati su un furgone e giustiziati con un colpo alla nuca dopo essere stati bendati dalle forze dei paramilitari degli oltranzisti protestanti. La giornata a Belfast si concluse con una banda di unionisti che lanciò una Molotov in ogni appartamento di Bombay Street, incendiando l'intero quartiere cattolico. 1800 famiglie rimasero senza casa. Con l'arrivo dei soldati e con l'inasprirsi della violenza, i cattolici, che avevano creduto davvero alla possibilità di migliorare la propria condizione con la lotta pacifica, iniziarono a vedere come unica alternativa la lotta armata. È così che iniziò il riarmo dell'IRA, che in quella fase della storia prende il nome di Provisional IRA, per distinguerla dall'esercito di Michael Collins della guerra anglo-irlandese. Uno dei momenti più tragici e simbolici della guerra, credo sia giusto chiamarla così, anche se alla storia è passata con il nome di Troubles, eufemisticamente i disordini, avvenne il 30 gennaio 1972, una domenica. La domenica di sangue, Bloody Sunday. Per quel giorno erano programmate diverse manifestazioni in diverse città, tutte disarmate e pacifiche. A Derry, per contenere possibili violenze, arrivò a manifestazione già avviata il primo battaglione del reggimento paracadutisti dell'esercito britannico, una forza d'élite. Raggiunse il corteo alle sue spalle e non appena i militari scesero dalle camionette, iniziarono a sparare sulla folla. Sparare sulla folla. È così che spesso si liquidano i fatti di quel giorno, usando questa espressione, che però non rende pienamente l'idea di ciò che accadde. Il modo in cui i paracadutisti assassinarono 14 persone merita di essere raccontato meglio di così. Gli spari iniziarono il primo pomeriggio. I paracadutisti colpirono per primo un ragazzo di 15 anni, che si salvò, e poi subito dopo un 59enne, John Johnson, che sarebbe morto in ospedale dopo mesi di agonia. Tutto iniziò qua,
dove ci troviamo adesso e siamo appena fuori dall'inizio del Bogside, del quartiere dei repubblicani, dei cattolici se preferite. Dopo i primi momenti di incredulità, i manifestanti si resero conto di quello che stava accadendo e iniziarono a scappare in cerca di riparo. I soldati però li inseguivano, anche a costo di penetrare oltre le barricate del Bogside. Alcuni manifestanti furono raggiunti dai militari e circondati in un parcheggio. Lì Jackie Daddy, 17 anni, fu la prima vittima della giornata. Mirarono e spararono e lo uccisero sul colpo. Ovviamente anche lui era disarmato, ma lo erano tutti. Indagini successive dimostreranno incontrovertibilmente che tutte le persone uccise quel giorno erano completamente disarmate. Questo nonostante il battaglione dei paracadutisti in realtà si difese dicendo che avevano fatto fuoco per la loro sicurezza, perché erano minacciati dai manifestanti, a loro volta armati, ma questa era una falsità. In realtà nella storia ci sono stati molti tentativi di insabbiamento e di distorsione della realtà, ma la verità è venuta a galla, ci ha messo quasi 40 anni, ma alla fine è venuta a galla. Intanto un altro gruppo di soldati si trovò di fronte a una delle barricate cattoliche che chiudevano gli accessi al Free Dairy, la barricata di Rossville Street. Si misero a sparare, sia sui manifestanti che cercavano di mettersi in salvo, sia su quelli che dalla barricata reagivano lanciando sassi e bottiglie. Ma non solo, anche quelli che stavano soccorrendo quelli che erano stati a loro volta già colpiti dal fuoco dell'esercito. Ne uccisero 6. 2 diciassettenni, Michael Kelly e Hugh Gilmore, vennero assassinati con colpi sparati alle spalle, mentre correvano verso il riparo. Furono tanti, in effetti, quelli che si beccarono una pallottola alle spalle quel giorno. William Nash, invece, 19 anni, fu raggiunto dai proiettili al petto mentre era sulla barricata. Suo padre, Alexander Nash, cercò di soccorrerlo, ma venne ferito dai proiettili dei paracadutisti, così come gli altri che insieme a lui tentarono di aiutare quel ragazzo moribondo. Tra questi soccorritori ci furono altri 2 morti, un 17enne e un 19enne, John Young e Michael McDade, presi di mira dai militari mentre tentavano di salvare il compagno. Un altro uomo, Kevin McKelney, fu ucciso in questo punto mentre correva verso la barricata, scappando. A quel punto i manifestanti scappavano in ogni direzione, ma i soldati di Sua Maestà li inseguivano per giustiziarli, li andavano proprio dietro, li rincorrevano per colpirli, al punto che fu effettivamente un massacro volontario. Un ragazzo, Jim Ray, 22 anni, scappò verso Glenfinda Park, dove eravamo prima, dove c'era il monumento ai caduti, e lì venne ferito, cadde a terra e quindi i soldati lo presero di mira per dargli il colpo di grazia. Lo ammazzarono, fu un assassino come tutti gli altri, come tutte le 14 vittime di questo Bloody Sunday. William McKinney, 26 anni, fu freddato con un colpo alle spalle, mentre Jerry McKinney, 35 anni, fu fucilato quando alzò le mani in segno di resa, gridando di non sparare. La stessa pallottola che attraversò il suo corpo uccidendolo colpì e uccise anche Jerry Donaghy, 17 anni. E non era ancora finita. I soldati arrivati da Glenfada Park spararono a Patrick Doherty, 31 anni, mentre tentava di scappare. Ma non morì subito. Così, mentre era a terra agonizzante, arrivò in suo soccorso Barney McGuigan, 41 anni, che non appena uscì allo scoperto sventolando un fazzoletto bianco, fu subito abbattuto dallo stesso militare che aveva colpito Doherty. Il tutto durò tra i 10 minuti e un quarto d'ora. Ci furono 13 vittime morte sul colpo, più una 14esima che morirà 4 mesi e mezzo dopo. Fu semplicemente un crimine. I militari lo giustificarono dicendo che i manifestanti gli avevano sparato addosso. Ma a quella manifestazione non c'era nessuno di armato e certamente non era armata nessuna delle vittime. Quello che avvenne fu volontario, forse premeditato e addirittura ordinato dall'alto. Di certo però non fu nulla di imprevedibile, perché quello che molti non sanno è che quegli stessi paracadutisti furono colpevoli di un'altra mattanza a Belfast, 5 mesi prima di Bloody Sunday, la notte del 9 agosto del 71.
Ci siamo spostati a Belfast perché quello che non tutti sanno è che il disastro di Bloody Sunday certamente non si può dire fosse inatteso. Infatti qua in questa città, nel quartiere cattolico di Ballymurphy, mesi prima di Bloody Sunday, era l'agosto del 1971, quello stesso battaglione di paracadutisti si rese colpevole di un'altra operazione molto simile a quella avvenuta a Derry. Qui si lasciarono dietro 11 morti durante le manifestazioni che sono sorte in seguito alla grande retata dell'operazione Demetrius, che era un'operazione militare di polizia in cui arrestarono ben 300 persone senza mandato, con arresti arbitrari. Era d'altra parte questa una possibilità garantita dalla legge ai tempi. Quindi i cattolici insorsero e la polizia e l'esercito represse quell'insurrezione. Quel battaglione in particolare uccise 11 persone e qui ci fu anche un morto con 14 colpi sparati alle spalle e un altro che morì invece di infarto dopo che un soldato gli infilò in bocca una pistola fingendo di giustiziarlo, ma la pistola la scarica. Lui morì comunque per lo spavento. Quel battaglione poi fu ovviamente insignito dalla regina Elisabetta di una delle massime onorificenze che il regno inglese può conferire ad un soldato. Ma non c'erano giornalisti e non c'erano telecamere, perciò la strage non ebbe la stessa risonanza di quella del 30 gennaio, dove un giornalista c'era, un italiano, Fulvio Grimaldi. Bloody Sunday cambiò tutto. A quel punto anche la parte più ostinatamente moderata dei cattolici capì che le manifestazioni pacifiche non avrebbero portato a nulla, se non a massacri di innocenti, e decise quindi di sostenere il ricorso alla lotta armata. Negli anni ci furono ripetuti tentativi di insabbiamento sui fatti di Bloody Sunday, a partire dall'inchiesta farsa che il Parlamento britannico dispose il giorno successivo e che si concluse con la supina accettazione delle spiegazioni dei militari. Il colonnello e comandante dell'operazione Derek Wilford, ma da quelle parti lo chiamano il macellaio del Bogside, ribadì sempre di aver svolto un ottimo lavoro di cui andava orgoglioso. L'anno dopo fu anche insignito dalla regina Elisabetta della più alta onorificenza inglese, l'Ordine dell'Impero Britannico. Solo con l'arrivo di Tony Blair negli anni 90 e con l'inizio delle trattative che porteranno agli accordi di pace del Venerdì Santo si riuscirà ad avere una revisione ufficiale dei risultati della prima vergognosa inchiesta. Si fece allora una nuova indagine che finì per diventare la più lunga e dispendiosa della storia giudiziaria del paese. Dopo 38 anni dai fatti, l'inchiesta si concluse nel 2010 con un ribaltamento delle conclusioni. I paracadutisti aprirono il fuoco su civili inermi e disarmati che non potevano rappresentare una minaccia, altro che legittima difesa. Neppure questo, comunque, smosse la regina Elisabetta dalla sua posizione, che anzi confermò la medaglia d'onore conferita al macellaio del Bogside. E comunque, anche nel nuovo processo, che addebitava tutte le responsabilità ai militari inglesi, continuava a mancare qualsiasi riferimento ai mandanti, alle autorità. Quali ordini avevano dato? Quale era stato il loro ruolo? Il 72 fu l'anno peggiore in termini di vittime. Il governo inglese decise così di dare ancora più poteri ai militari e alla polizia per sottomettere e schiacciare i cattolici. Verranno varate leggi speciali talmente bestiali che attireranno le attenzioni degli osservatori internazionali sui diritti umani. Nel 73 il fermo di polizia viene esteso a 72 ore e può essere disposto senza bisogno di giustificazione né di mandato.
Durante il fermo è vietato incontrare chiunque, compreso un avvocato, e con la stessa facilità si può perquisire chiunque e qualsiasi abitazione. La polizia ottiene anche il diritto di confiscare qualsiasi cosa che a suo giudizio sia stata, sia o si presuppone sarà, usata per compiere azioni armate o sovversive. I militari, il potere di confiscare terreni, distruggere proprietà, chiudere le strade e limitare il traffico. Soldati e poliziotti possono anche ordinare la dispersione di gruppi di 3 o più persone se ritengono che possano causare disordine pubblico. Ma anche la giustizia viene snellita e nei tribunali arrivano delle speciali corti senza giuria, composte da un solo giudice, per il quale una confessione di colpevolezza è valida anche se ottenuta sotto pressione fisica e psicologica. Le chiamavano Diplock Courts. Si aggiunge anche la presunzione di colpevolezza qualora l'imputato venga trovato in possesso illegale di armi. In quel caso è lui a dover dimostrare la sua innocenza. L'anno successivo, nel 74, arriva una legge talmente repressiva che finché è rimasta in vigore ha impedito al Regno Unito di firmare alcuni dei protocolli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Viene istituito l'esilio interno. Ai cittadini può essere vietato di lasciare l'Irlanda del Nord per recarsi in altri luoghi del Regno Unito senza che abbiano diritto neanche di sapere il perché. Agli imputati viene negata la possibilità di ricorrere in appello e il secondo grado viene sostituito da una commissione speciale. È abolito anche il diritto dell'habeas corpus, in termini semplici è il via libera per le incarcerazioni arbitrarie, che avvengono da adesso anche sulla base di semplici sospetti. Il fermo di polizia è esteso fino a 7 giorni e sempre senza che ci sia bisogno di fornire motivazioni, accuse o spiegazioni. E nel 1990 altro giro di vite. Ora la polizia può prelevare dalle abitazioni oggetti di uso comune, il cui utilizzo si pensa possa servire per scopi terroristici. Questi oggetti diventano sufficienti per incriminare una persona. Non a caso l'Irlanda del Nord ha la più alta percentuale di detenuti pro capite di qualsiasi altro paese europeo e quasi tutti sono stati incarcerati sulla base della legislazione d'emergenza. Manco a dirlo, quasi tutti innocenti. Famoso fu il caso dei cosiddetti 4 di Guildford, 4 giovani irlandesi tra i 17 e i 25 anni che un mattino vennero arrestati dalla polizia e portati in carcere. Inizialmente i 4 non diedero troppo peso alla vicenda perché era normalità da quelle parti a Belfast. Convinti che di lì a poche ore sarebbero stati liberati, però per loro iniziò un incubo senza fine. I 4 vennero accusati di aver piazzato una bomba in un pub, esplosa qualche settimana prima a Guildford, in Inghilterra. In quegli anni, infatti, l'IRA metteva bombe anche in Inghilterra. Il problema è che erano innocenti e con la bomba non c'entravano niente, ma gli inglesi volevano dei colpevoli, perciò non si fermarono davanti a nulla. Torturarono e privarono del sonno i 4 malcapitati, seviziandoli e violentandoli finché non saranno loro stessi a chiedere piagnucolando di firmare la confessione e di firmare le dichiarazioni di accusa anche nei confronti degli altri. Questa storia è raccontata in un film molto bello, si chiama Nel nome del padre, e anche in un libro scritto da uno dei 4 che è anche tradotto in italiano. Lo trovate con il nome di Anni rubati di Paul Hill. I 4 anni dopo racconteranno che fino all'ultimo erano convinti che il giudice li avrebbe assolti, che si sarebbe accorto dell'assurdità delle accuse e dell'inconsistenza delle prove. Invece si videro spediti all'ergastolo e il giudice in aula espresse anche il rammarico per l'abolizione della pena di morte, altrimenti, aggiunse, li avrebbe volentieri mandati sul patibolo. Ma non finì qui, perché nell'impianto accusatorio furono coinvolte anche altre 7 persone, parenti di uno dei 4 condannati, Jerry Conlon, compreso suo padre, Giuseppe, insieme alla zia, il cognato e i rispettivi figli ancora minorenni, tutti ovviamente innocenti. I familiari furono accusati a vario titolo di essere complici nella fabbricazione e nel trasporto dell'esplosivo e anche loro si beccarono chi 14, chi 12 anni di carcere e chi, come minorenni, 4 o 5 anni. L'anno successivo il gruppo dell'IRA che aveva piazzato per davvero le bombe nel pub confessò, ma non servì a nulla.
La detenzione di quegli innocenti continuò e fu violenta come poche altre, con pestaggi continui e violenze psicologiche. Paul Hill, l'autore del libro che vi ho consigliato prima, trascorse in totale 4 anni in isolamento e una volta fu tenuto isolato per 12 mesi consecutivi. L'isolamento significava essere infilati in una stanza senza materasso e senza il secchio adibito a gabinetto. Materasso e secchio infatti venivano consegnati solo alla sera ai detenuti per essere poi ritirati il mattino successivo. Solo negli anni Ottanta alcuni giornalisti scoprirono che le prove della loro innocenza furono occultate volontariamente dai giudici. Trovarono nell'archivio della polizia anche una cartella nella cui intestazione era scritto chiaramente «da non mostrare alla difesa». I 4 di Guilford vennero scarcerati alla fine, ma solo nel 1989, dopo 15 anni di detenzione in condizioni inumane. E questo, tra l'altro, non bastò per liberare anche i 7 parenti finiti coinvolti, che ormai erano diventati 6, visto che Giuseppe Conlon, il padre di Jerry, morì in carcere, probabilmente per mancanza di cure. Per loro ci vollero ancora anni di attesa e vennero riconosciuti innocenti solo nel 91, quando ormai avevano già finito di scontare la loro pena. Inutile aggiungere che il giudice che li condannò proseguì la sua brillante carriera senza intoppi e raggiunse anche altissimi livelli nella magistratura britannica, ricoprendo una delle sue massime cariche. Questa storia, molto ben raccontata nel film Nel nome del padre, è solo una delle tante storie di ingiusta detenzione. Non mala giustizia, attenzione, ma criminale e consapevole uso della forza di Stato per schiacciare, annientare, distruggere e annichilire un popolo disprezzato e ritenuto inferiore. Una delle più alte cariche della magistratura inglese in quel periodo affermò che è meglio che alcuni innocenti rimangano in prigione, piuttosto che la reputazione del sistema giudiziario britannico venga messa in discussione. Per gestire le grandi ondate di irlandesi arrestati, che grazie alle leggi speciali venivano prelevati senza prove e senza neppur dover formalizzare delle accuse circostanziate, venne inaugurata una prigione alle porte di Belfast, il carcere di Long Cache. In realtà era un campo di concentramento. I detenuti venivano isolati, privati della possibilità di stare insieme e di qualsiasi visita dall'esterno. Impossibilitati a ricevere anche lettere e pacchi, e poi messi ai lavori forzati. Erano condizioni disumane raccontate all'esterno da quei pochi che in qualche modo riuscirono a introdurre di nascosto una penna per scrivere sulla carta igienica o su altri supporti di fortuna. Gli abusi erano all'ordine del giorno, anche con pratiche vietate dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come lo strip search, una perquisizione profonda eseguita facendo spogliare il detenuto, che a volte veniva eseguita anche sotto minaccia diverse volte al giorno. Ma anche quando i prigionieri erano rinchiusi in carceri dove le visite erano possibili, succedeva spesso che anche i visitatori venissero a loro volta arrestati e trattenuti per giorni, senza motivo. Oppure che il detenuto venisse spostato in altre prigioni non appena arrivassero i familiari in visita e spostato ancora quando questi provavano a raggiungerlo nel nuovo istituto. Fu in quel contesto che un giovane, Bobby Sands, divenne prima un leader della protesta e poi un martire della causa. Il 27enne, attivista dell'IRA, in carcere per scontare 14 anni di pena per porto abusivo di arma da fuoco, iniziò nell'81 uno sciopero della fame insieme ad altri suoi compagni detenuti, gli Hunger Strikers. Volevano protestare contro le condizioni dei detenuti e soprattutto volevano chiedere 5 concessioni al governo: togliere l'uniforme carceraria, non svolgere lavori in carcere, organizzare attività ricreative e ricevere una visita, una lettera e un pacco alla settimana. E infine poter frequentare gli altri detenuti.
Fu uno dei momenti più eroici, ma anche più tragici di quegli anni di lotta. Bobby Sands divenne un simbolo non solo in Irlanda, ma in tutto il mondo. Persino il Papa Wojtyla gli scrisse personalmente una lettera per spingerlo a desistere dallo sciopero della fame. Il governo inglese, però, guidato da Margaret Thatcher, non si fece piegare e non concesse nulla di ciò che veniva chiesto dai detenuti, che venivano considerati solo terroristi. Bobby Sands, in breve tempo, divenne così noto e amato che nell'aprile dell'81 venne candidato alle elezioni supplettive ed eletto al Parlamento di Westminster, luogo in cui però non metterà mai piede perché, dopo meno di un mese, al 65esimo giorno di sciopero della fame, morì. Il governo aveva lasciato morire nell'indifferenza non solo un suo cittadino, ma anche un suo parlamentare. Margaret Thatcher dirà: Bobby Sands era un criminale. Ha scelto di togliersi la vita, una scelta che l'organizzazione alla quale apparteneva non ha concesso a molte delle sue vittime. Ma Bobby Sands fu solo il primo. In poco tempo altri 9 detenuti che avevano iniziato lo sciopero con lui perderanno la vita nello stesso modo. Altri invece si salveranno per miracolo, ma molti riporteranno danni fisici permanenti e a volte invalidanti. Oggi Bobby Sands è seppellito qua in questa tomba, siamo nel cimitero di Milltown a Belfast. Tra l'altro questa tomba, insieme alle altre dei volontari e delle vittime del terrorismo, volontari dalla parte della Repubblica d'Irlanda, vengono costantemente e periodicamente profanate e vandalizzate. Addirittura questa fu distrutta completamente nel 2004. Tra l'altro il 16 marzo del 1988 questo cimitero divenne il teatro di un'altra strage. C'era in quel momento il funerale di alcuni membri dell'IRA che erano stati fermati e uccisi dall'esercito britannico a Gibilterra. Qui ci fu il funerale e in quel momento arrivò un volontario dell'Ulster Defence Association, quindi un'organizzazione paramilitare degli oltranzisti protestanti, e sparò sulla folla lanciando anche delle granate. Alla fine fece 40 feriti e 3 morti, ma fu salvato dalla polizia che lo mise al riparo dal linciaggio della folla, altrimenti probabilmente lo avrebbero trucidato immediatamente. La guerra proseguì per molti altri anni, senza esclusione di colpi, causando oltre 3.500 morti. Ci furono attentati dinamitardi, pratica in realtà inaugurata dagli unionisti nel 69, quando l'IRA era ancora disarmata. Saranno alla fine 10.000 gli attentati esplosivi, molti anche al di fuori dei confini dell'Irlanda del Nord. Le vittime erano soldati inglesi, politici, ma anche civili, sia cattolici che protestanti. Un po' per la natura degli attentati e un po' perché va ricordato a tutti che, nonostante si associ la stagione delle bombe solo ai combattenti repubblicani dell'IRA, che in vero furono quelli più attivi, ci furono però anche moltissimi attentati, ma anche blitz, sequestri e assassini di matrice unionista. L'IRA colpì duramente e mirò anche molto in alto. Tra gli attentati più noti ci fu senza dubbio l'uccisione di Lord Mountbatten, zio del marito di Elisabetta II, nonché ultimo viceré d'India, che venne ucciso nel 79 sulla sua barca mentre si trovava in villeggiatura in Irlanda. Ma anche Margaret Thatcher nell'84 fu il bersaglio di un attentato da cui scampò per miracolo. Il Grand Hotel di Brighton, dove si trovava per il congresso del Partito Conservatore, venne sventrato da una bomba piazzata dall'IRA e la Thatcher si salvò per un pelo. L'esplosione distrusse solo il bagno della sua camera, ma risparmiò il resto. Le azioni dell'IRA ebbero un riverbero internazionale tale che, unite agli stereotipi razzisti degli inglesi, contribuirono a convincere, tra gli altri, anche gli italiani del presunto carattere violento degli irlandesi. Pregiudizio incredibile per chiunque sia stato in Irlanda, che però sopravvive incredibilmente tutt'oggi. La verità, che spero di essere riuscito a raccontarvi con questo breve documentario, è che quella fu una disperata difesa dall'oppressione. Ma come tutto,
anche questa tragica storia ha una fine, o almeno ce l'ha per ora. La tregua arriva nel 1998, quando il governo di Tony Blair riesce a raggiungere un accordo inedito con l'Irlanda, che passerà alla storia con il nome di Accordo del Venerdì Santo, a causa della data in cui è stato firmato, il 10 aprile del 1998. Il trattato aveva lo scopo di raggiungere una pace concedendo diritti e rappresentanza ai cattolici dell'Irlanda del Nord, assicurandosi al contempo che la Repubblica d'Irlanda la smettesse di pretendere di estendere la sua sovranità anche sulle 6 contee dell'Irlanda del Nord, ma soprattutto che l'IRA e i gruppi armati degli unionisti deponessero le armi una volta per tutte. La Repubblica d'Irlanda accetterà con un referendum di modificare la sua costituzione, sostituendo le rivendicazioni territoriali con un più generico auspicio pacifico di unità. E l'Irlanda del Nord accetterà l'accordo di pace anche lei con un referendum che comunque vedrà un buon 30% di no. Ma l'IRA deporrà le armi solo qualche anno dopo, nel luglio 2005. È in quell'anno che un esponente di spicco dell'IRA si presenta di fronte alle telecamere per leggere un comunicato che esorta tutti i combattenti a deporre le armi. Bisognerà aspettare però fino al 2009 per vedere anche i gruppi degli unionisti consegnare le loro armi, perché non gli è bastato essere stati i primi ad imbracciare i fucili, volevano essere anche gli ultimi a deporli. E sembrava che non fossero disposti a farlo neanche di fronte al disarmo dell'IRA. La situazione non si è mai davvero risolta e tutt'oggi è in divenire. Il referendum sulla Brexit ha visto prevalere in Irlanda del Nord il fronte del no, ma attenzione a interpretarlo come un segno di fiducia nei confronti dell'Unione Europea. Tutt'altro. È stato principalmente un modo per dichiarare la propria volontà di non seguire il Regno Unito e di rivendicare scelte diverse al costo di ottenere l'indipendenza. Anche perché dal 1998 la situazione in Irlanda del Nord è profondamente cambiata. Nonostante l'aria che si respira a Derry e a Belfast sia ancora pesantissima, con l'ultimo censimento è diventato ufficiale. Cattolici sono ora in maggioranza, anche nelle 6 province dell'Ulster che compongono l'Irlanda del Nord. E questo può cambiare davvero tutto, perché il trattato della pace del Venerdì Santo, tra le altre cose, sancisce che i cittadini del Nord sarebbero stati liberi di scegliere la riunificazione con l'Irlanda in qualsiasi momento. E in caso di conflitti, il governo britannico sarebbe stato obbligato a indire un referendum e a rispettarne il risultato. Ma c'è da scommettere che Londra, prima di concedere un voto popolare, farà tutto ciò che è in suo potere per evitarlo. Insomma, con Derry e Belfast, che sono ancora due polveriere, e una discriminazione strisciante che in realtà è ancora esistente, la Brexit rischia di essere il detonatore di una nuova ondata di disordini. Qualora l'Unione Europea e il Regno Unito non trovino un accordo definitivo, si arriverebbe alla soluzione conosciuta come Hard Brexit, che prevede l'installazione di un confine fisico e sorvegliato tra Irlanda in Europa e Irlanda del Nord, extracomunitaria. E a quel punto il ritorno della stagione delle bombe sarebbe ben più che una possibilità. Scontri violenti del resto e con feriti si sono già verificati in questi anni al solo evocare di uno scenario simile. Insomma, staremo a vedere. Ma il finale di questa storia è ancora da scrivere. E alla fine, eccoci qui, ancora dal mio studio, dove ho registrato parte del video che avete appena visto, siamo arrivati alla fine di questo percorso.
Io mi auguro che vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualcosa che prima non conoscevate, spero che vi sia venuta la curiosità magari di andare in Irlanda, Casa Gastone vi aspetta quando volete, e visitare insomma un po' dei posti che abbiamo visto insieme. Se vi è piaciuto, aiutatemi a diffonderlo, mandate magari con WhatsApp il link di questo video ai vostri amici e iscrivetevi al canale, è gratis e semplicemente YouTube vi suggerirà i prossimi contenuti che io caricherò, saranno documentari, approfondimenti, spero altre cose interessanti. Se però desiderate che io realizzi altri documentari come questo, beh, sappiate che è molto impegnativo ed è anche piuttosto costoso. Questo documentario mi è costato mesi di lavoro per scrivere, per studiare, per girare e poi anche per montare. Ecco, io vorrei farne altri, però ho bisogno del vostro aiuto per fare documentari come questo. Quindi, se volete, se vi va, se vi piace l'idea, potete usare il pulsante di abbonamento qua sotto e con il costo di pochi caffè al mese potete supportarmi. Vi metto anche, ancora meglio, il mio link al mio account PayPal, dove potrete effettuare delle donazioni dell'importo che desiderate, e sappiate che queste donazioni verranno utilizzate per realizzare nuovi contenuti, anche perché contenuti come questo sono a rischio per quanto riguarda la monetizzazione di YouTube. Magari voi avrete visto molta pubblicità in queste quasi 2 ore, perché è da così tanto che siamo qui insieme, e mi dispiace della pubblicità, però sappiate che serve per mandare avanti la baracca. C'è però il rischio che addirittura quella pubblicità alla fine del giro non paghi me, ma qualcun altro. Infatti, per sua natura, un documentario come questo contiene spezzoni di telegiornali, video storici, e qualcuno potrebbe dire, alzando il ditino, ehi, il copyright di quel video è il mio, magari quello spezzone dura pochi secondi su un video come questo di 2 ore, ma YouTube a quel punto tutti i proventi generati da questo documentario li girerà all'autore di quei pochi secondi. Il copyright funziona così, vale sempre e solo per gli altri, quelli che alle spalle hanno grosse aziende. Ho fatto tutte le verifiche del caso, tutto il materiale utilizzato in realtà è sotto licenza libera, ma questo spesso non è sufficiente, magari anche a distanza di mesi qualcuno si accorge che uno spezzone era suo, può capitare. Comunque tutto questo insomma non è un problema se voi mi vorrete supportare, potremmo fare altri documentari come questo. Vi invito quindi, se vi va, a pensarci, ripeto, con libertà e sempre con massima, diciamo, possibilità di scegliere l'importo, se abbonarsi o utilizzare PayPal. Bene, detto questo, vi invito anche, e questo è molto importante, ad abbonarvi gratuitamente alla mia newsletter, in cui vi comunico le mie idee sui prossimi documentari, i prossimi video o eventuali approfondimenti. E chiudo ricordandovi e ringraziandoli che Casa Gastone vi aspetta. Ecco, questo documentario è stato possibile anche e soprattutto grazie a Casa Gastone. Ricordatevi che se vi è venuta voglia di visitare l'Irlanda, beh, loro vi aspettano con tutti i bidet e tutti i gatti che trovate in quella casa. Il sito è www.casagastone.eu e potete insomma farvi accompagnare in tour o anche soltanto dormire presso di loro e poi girare magari con la vostra automobile noleggiata. Detto questo, fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, e noi spero ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti e alla prossima.